Buonasera e benvenuto a Terni. Volevamo una breve battuta su come ha trovato la città e come appunto sono andate le gare per gli azzurri. Beh, dunque la città la conosco bene perché fra l'altro nel mio sangue scorre molto sangue umbro. Al di là di questo ho trovato una organizzazione perfetta, uno spettacolo fantastico. Credo che la federazione abbia messo in piedi una delle migliori cartoline che servono non solo allo sport italiano ma anche al nostro paese. Le squadre azzurre finora si sono comportate decisamente bene, ma credo che la cosa più importante questa volta, al di là del risultato tecnico agonistico, sia veramente l'immagine che stiamo offrendo al mondo del nostro arco e del nostro paese. Il presidente Malagò si è già espresso appunto in merito al fatto che Chievi Lugo, per l'eventuale vittoria di Roma per le Olimpiadi 2024, non sarà luogo di gare, ma eventualmente per altri eventi collaterali o per altri campionati del mondo, inerente appunto alle discipline del canottaggio, può essere effettivamente luogo utile per lo sport italiano? E intende la regione Umbria o intende Piedilugo? Piedilugo. No, Piedilugo senz'altro, al di là dei meriti che ha acquisito nel tempo, anche grazie agli enti locali della regione, è certamente un punto di riferimento molto preciso. Al CIO ci hanno fatto presente che eventualmente, visto anche l'austerità verso la quale si va nelle prossime Olimpiadi, non è necessario assolutamente avere un bacino artificiale di canottaggio da costruire con grande dispendio di risorse finanziarie. Per loro andrebbero bene anche impianti già esistenti naturali e chiaramente a questo punto Piedilugo, vista la distanza dalla città di Roma decisamente contenuta, vista la bellezza del posto, visto anche le esperienze già avute con i vari trofei d'Aloia e quant'altro, è certamente un campo di gara olimpico proponibile.